Cari amici, nuovo anno 2021, problemi purtroppo che vi faremo vedere anche stavolta esistenti da 5 anni, Giunta Sala, no, forse anche 10, c'era anche Pisapia. Oggi siamo qui, siamo in questo momento al Lido di Milano, ma parleremo del problema della corsia centrale dello spartitraffico di Via Elia, una strada che non ha alcun senso e ne parleremo insieme a Fausto Montrone, che tutti conoscete, presidente della Commissione Sicurezza qualche anno fa, ma che probabilmente ritroverete ancora in giro come sempre ci state dicendo. Ciao Fausto. Ciao Tullio, grazie, buongiorno ai telespettatori. Questa è una situazione a dir poco folle perché ci troviamo nei pressi del capolinea più importante della circonvallazione, ossia Piazzale Lotto, e subito dopo Piazzale Lotto c'è Via Elia e una corsia spartitraffico che è completamente inutilizzata sia dai mezzi pubblici, che sarebbero naturalmente inseriti dal capolinea verso questo asse stradale, sia addirittura dal traffico privato per parcheggio, per comunque renderlo meno intasato. Siamo in una zona importantissima a fianco al Lido di Milano, dove appunto c'è un movimento di automobili e persone veramente notevole, e quindi è assurdo questa situazione che ringrazio Tullio di averci segnalato dopo 10 anni, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, ecco, il discorso è proprio questo. In un momento in cui molti cittadini della città si lamentano per le scelte di viabilistica, le scelte green, le piste ciclabili fatte in qualche maniera, le strade chiuse, eccetera, ci troviamo una circonvallazione importantissima di Milano bloccata. Non si può posteggiare la macchina, non ci si può transitare, non serve neanche taxi, quindi i nostri amici tassisti che fanno il servizio pubblico, ma neanche ai mezzi pubblici. Da 10 anni, ma il piano viabilistico di Milano chi lo fa? Un medium con la palla? Qualcuno di strano? La seconda domanda invece che voglio fare al nostro amico Fausto è: al di là di questo pezzo che stiamo vedendo adesso, anche andando avanti, tutto il resto di questa parte di circonvallazione è stata lasciata, diciamo, al caso, per essere gentili? Perché per esempio il pezzo davanti a Piazzale Lotto, dove c'è la fermata più importante, vi sono delle buche incredibili, eccetera. La gente tenta in qualche maniera di posteggiare anche qui, ma non ha un senso tutto questo lato della circonvallazione, un pezzo chiuso, un pezzo totalmente dissestato, e poi addirittura verso la fine Piazzale Bresciano ha fatto un parco in mezzo alla rotonda e quindi anche lì non può passare l'autobus. Ma il piano viabilità del comune è stato studiato da qualcuno o è stato tirato ai dadi perché non si capisce? In effetti sembra un gioco d'azzardo. Consideriamo anche, Tullio, che a fianco al capolinea della c'è la metropolitana. Quindi a fianco al capolinea della circonvallazione esiste la nuova fermata della metropolitana, che serve lo stadio di San Siro, niente di meno, della struttura sportiva più importante della città. Quindi questo piano è a dir poco senza un senso, senza una progettualità, è totalmente scollegato, ci sono oltretutto buche che veramente con la fermata del metro a fianco. E credimi, con l'acqua che c'è stata negli scorsi giorni, noi l'abbiamo ripresa anche settimana scorsa perché ci hanno chiamato i cittadini, si fanno delle piscine dove puoi solamente o affogare la macchina, bagnarti tutto tu, o altrimenti danneggiare in maniera irrimediabile la tua auto. Sì, sì. Ed è proprio questo il punto. Ma dove sta il piano viabilità? Sì, qui? Non si può chiedere ai cittadini di incentivare l'uso del mezzo pubblico, che è legittimo e anche utile per la città, per l'ambiente, poi rendergli così difficili la possibilità di utilizzarlo. Diceva giustamente Tullio, persone che cadono, macchine che rompono i semiassi, addirittura recentemente abbiamo avuto la sensazione di un taxista amico, e quindi veramente da ripensare tutto, altro che piste ciclabili, sistemate la viabilità per i mezzi pubblici, per la fermata del metro adesso, non chissà quando. Quindi, senza essere polemici, cari amici, ma con l'oggettività che potete vedere con i vostri occhi, possiamo chiedere al sindaco Sala di venire a fare qui un piccolo sopralluogo insieme anche a tutti i consiglieri comunali, insieme a Fausto Montrone, e poi ci spiega che senso ha tutto quello che da 10 anni qui è lasciato così? Seguiteci, andiamo avanti. Thank you.
tombino sfondato, come diceva Tullio, lì un New Jersey completamente ribaltato, forse a seguito di un incidente che dimostra la pericolosità di questo tratto di grandissima intensità stradale. Lì abbiamo il ponte per le autostrade, il ponte della Ghisolfa, quindi sconcertante la situazione in questo tratto di strada. Ma vi ricordo che poi all'inizio di questo tratto di strada c'è il Palalido rinnovato dove viene l'Armani a giocare, eccetera. E questa è la figura che facciamo davanti a tutto il mondo, alle persone che arrivano. L'Agenzia delle Entrate, un posto che già la gente odia, odia ancora di più vedendo una situazione del genere dove non può neanche lasciare la macchina, ma deve fare la via crucis di chilometri per arrivare lì. E poi aggiungiamoci un'altra cosa, oggi non ha piovuto, non è come l'ultima volta, quindi non stiamo cercando la situazione climatica al limite, guardate come oggi che non ha piovuto. Fausto si è sporcato le scarpe, io pure, guardate, sono strisce pedonali queste, la gente deve camminare qui, anche le persone disabili devono camminare qui, con la carrozzina eccetera, una vergogna assoluta. Quindi, Sindaco Sala, vieni qui e spiegaci che cosa è stato fatto negli ultimi 5 anni per questo tratto di strada, perché ne sono molto curioso. Poi andremo a vedere anche il resto, sempre su questo tratto di circonvallazione. 2,5 km della vergogna. Andiamo avanti. E cari amici, per non inaugurare l'anno nuovo, vi ricordo qualcosa del precedente anno. Sono ancora qui, tutti questi blocchi cementizi sul paletto e nella facciata equina del Palalido ancora sono presenti tutti questi pezzi di legno abbandonati qui. Segno che forse qualcuno non passa mai a fare le pulizie, non fa mai un controllo, non viene a tirare su lo sporco. Non lo so, è sempre il nostro sindaco e chi per lui che ci deve dare una risposta. Io l'attendo da sempre, il nostro numero è visibile, è chiaro, io aspetto solo le loro chiamate, telefonate, mail, quello che vogliono, siamo anche sui social. Andiamo avanti. Amici, stiamo continuando il percorso della circonvallazione 90-91, in questo momento siamo in Piazzale Lotto e cominciamo a vedere quello che non va. Un motocarro abbandonato qui, guardate. Op. Come avete visto, non c'è nulla di regolare in questo pezzo, ma proseguiamo perché, a parte lo sporco eccetera, si capisce benissimo che questa situazione è totalmente abbandonata, come il pezzo precedente che abbiamo visto di fronte al Palalido via Bezzi. Perché, direte voi? Guardate, bottiglie, schifezze varie di ogni tipo, una roba veramente indecente, per poi arrivare a quello che vi diciamo sempre: dove c'è degrado, dove c'è schifo, ci sono i carrelli. Guardate qui, abbiamo anche il divano oltre che il carrello. E aggiungiamo qualcosa? Io sto zitto, forse ho detto già troppo prima, ma Sindaco Sala, 5 anni e questa parte della circonvallazione, dello spartitraffico della circonvallazione in una zona come questa, densamente abitata, Piazzale Lotto, metropolitane, McDonald's, tutti gli impianti sportivi, siamo conciati in questa maniera. Ma proseguiamo ancora un pezzettino su questa parte, ringrazio Paolo Rusconi delle sue immagini. Questo tratto, come potete vedere, di spartitraffico forse è quello che nell'arco dal cavalcavia della Ghisolfa ad arrivare in Piazzale Brescia è quello conciato un po' meglio. E guardate voi un po' meglio cosa vuol dire in una città che ospiterà le Olimpiadi. Un piccolo dettaglio anche su questo tratto di strada, perché è incredibile, come nelle case, negli stabilimenti occupati, oltre che i carrelli, le poltrone e lo schifo, troviamo
le bottiglie di urina. Questo vuol dire tante cose, vuol dire che mancano i bagni pubblici, vuol dire che qua lo spazio è occupato, gestito, impegnato da persone che hanno gli stessi modi di vivere degli abusivi, dei clandestini, di queste persone fuori legge che incontriamo negli altri posti. Ecco, questo era uno dei dettagli da far notare, ma andiamo avanti. Siamo in Piazzale Brescia, davanti all'ospedale San Luca. Qui, come potete vedere, c'è la corsia preferenziale che viene interrotta da una rotonda e gli autobus faticano a passare interrompendo il traffico completamente. La cosa che fa arrabbiare è che questo autobus, dopo che andrà avanti, si troverà davanti ad un parcheggio, quindi non ci sarà più la corsia preferenziale. Dopodiché troverà una strada inagibile dove non c'è la preferenziale e poi il cavalcavia. La strada fatta in questo modo, come potete vedere, è veramente difficoltosa e mette in seria difficoltà il traffico urbano, creando appunto smog e via dicendo. Tutto questo tra l'altro dura da oltre 10 anni e nella via inagibile, dove dovrebbe esserci una preferenziale, non si può né parcheggiare né passare né niente, solo pieno di buche e inutile. Questo è un problema che dopo 10 anni dovrebbe essere sistemato. Continuiamo questa nostra scoperta della circonvallazione, viabilità incredibile da dilettanti per non dire di peggio. E qui siamo a metà di Piazzale Brescia di fronte all'EDAS. E questo è il parco giochi dove vanno i bambini, dove ci sono le famiglie, dove la notte c'è anche un po' di spaccio, a dir la verità. E in mezzo qui passa il tram. Quindi un progetto di viabilità che non si capisce cosa voglia unire. Un tram che passa vicino al parco giochi dei bambini, in mezzo al parco giochi dei bambini, con avanti a sé strade inagibili, non posteggiabili, corsie preferenziali che non esistono, strade totalmente dissestate, mentre nel resto della città piste ciclabili, piazze tattiche. Ma che senso ha quello che sta facendo questa giunta sulla viabilità, sui trasporti? Ben poco, credo. Ma dalle immagini vi darete un'idea direttamente voi. Andiamo avanti. E dietro all'ospedale San Luca possiamo vedere questo splendido murales fatto dall'artista Lapo Fatai per non dimenticarci gli infermieri che ci hanno aiutato durante il primo lockdown, nella prima fase del Covid. Cari amici, cari amiche di City Report, stiamo proseguendo il nostro sopralluogo della circonvallazione. Questa volta siamo in via Migliara, nei pressi di Piazzale Lotto, di fronte al McDonald's, e questo è lo spartitraffico chiamato da tutti il Lido 2. Perché? Perché intorno a noi buche e piscine. Guardate le immagini di Paolo Rusconi e di Fran Diamond. Ecco, questa qui è una delle piscine tra virgolette più grandi. Come vedete, non esiste una corsia preferenziale, posteggiare qua dentro è da veicoli speciali. Guardate, ve ne facciamo vedere due ad esempio, un Discovery e un'altra Jeep. E tutto il resto chi lo può affrontare? Si può passare qui a piedi, con la bicicletta, col monopattino? No, sicuramente.
E questo fa sempre parte di quell'asse che vi abbiamo fatto vedere, che parte dal cavalcavia della Ghisolfa e arriva in piazzale Brescia. Ma continuiamo a farvi vedere qualcosa, perché iniziamo l'anno parlando di viabilità, dei 5-10 anni di viabilità folle, senza senso, che stiamo vedendo. Municipio 7, andiamo avanti. Proviamo col metodo vietnamita per rilevare la profondità delle acque. Ragazzi, è affondato, è profondina qui, Ci vuole il salvagente. E proseguiamo cavalcando crateri, buche, piscine. Un pezzo di strada totalmente senza senso, che i milanesi non possono utilizzare perché anche il posteggio è difficoltoso e pericoloso. Mentre in giro si fanno le piazze tattiche, le piste ciclabili, le corsie preferenziali. Ecco, quando guardo questa pozza d'acqua, penso che magari qualcuno degli assessori ai trasporti e alla viabilità ha pensato al mare e quindi ci voleva fornire di un laghetto nella zona San Siro. Ce ne sono già abbastanza. Questo è inutile, pericoloso, dannoso ed è un insulto a chi paga le tasse e si trova delle strade, delle corsie preferenziali, che potrebbero essere corsie preferenziali, degli sparti traffico conciati in questa maniera sotto le proprie case. Da anni. Cartelli pubblicitari del Comune di Milano, smaltimento della carta, direi veramente pessimo, perché è tutta per terra, guardate che schifo, bottiglie di vetro eccetera. Siamo sempre nello spartitraffico del municipio 7, via Migliara. Ma giusto per non dire che magari uno su mille, no, qua è uno su ognuno che c'è, guardate anche qua. Spieghiamocela questa. Ecologia, pezzi di legno, schifezze, carta, bottiglie. Ma qui forse questa zona è dimenticata, i cittadini hanno un pezzo di strada privata all'utilizzo e anche dimenticata. Comune di Milano, eccoli. Se volete venire, sempre disponibile, facciamo la passeggiata assieme. City Report. Ecco, questo è uno dei passaggi, la traversata dello stretto di Migliara. Non so se qualcuno l'ha mai battezzato così, però guardate l'ampiezza. Cioè, non è affrontabile in nessuna maniera se non con un mezzo subacqueo o una grossa jeep anfibia. Guardate che roba. Milano 2021, E attraversato lo stretto di questo tratto, chiamiamolo di strada, nuovo cartello, servizio pubblica affissione del Comune di Milano, 1.13, e guardate i restanti pezzi del cartello dove sono stati buttati. Cioè, forse anche il servizio affissione è in preda al panico, all'inciviltà totale, perché non credo che gli venga detto di buttare gli avanzi di carta dei manifesti che affiggono per terra. Rimangono qui, si inzuppano, diventano una schifezza, guardate, le immagini parlano per noi. E sempre sotto i cartelli che affigge il Comune di Milano, guardate cosa troviamo, anche qui un ferro da stiro, schifezze varie, e non è qui da un giorno, è qui dall'anno scorso. Vedete voi quanta pulizia, quanto controllo c'è di questo pezzo di strada.
E anche per oggi chiudiamo qui la puntata, ce ne sarebbe ancora da farvi vedere tante robe, con sullo sfondo le tre torri. Siamo insieme a Fran Diamond, che ha seguito con noi questo sopralluogo, insieme a Fausto Montrone. E chiedo a Frank oggi di fare la chiusura del nuovo anno, prima puntata del 2021, su questa incredibile situazione di un'arteria della città. Beh, oltre che mi lascia stupito sempre il ragionamento che si fa sulla circolazione, però voglio fare i complimenti, vorrei iniziare questo nuovo anno facendo i complimenti ai cittadini, perché hanno trovato il modo di rendere una parte di strada inutile inventandosi un parcheggio, rischiando le proprie ruote, le proprie macchine. È un ragionamento che si poteva fare direttamente il comune, sbaglio? Chiudo dicendo questa cosa, fior fiori di dirigenti pagati, assessori eccetera, studi di prestigiose università, di ingegneria eccetera, e questo tratto della circolazione è a tappi, è inventato, è inagibile, mi dispiace replicare la cosa, ma è così. Chi ha guardato il filmato lo sa, chi invece fa orecchie da mercante, mandategli questo filmato, magari un attimino gli si apre la mente. Un saluto a tutti, da Paolo Rusconi dietro la camera, Fran Diamond, Tullio Trapasso, Fausto Montrone, alla prossima puntata 2021 City Report. Avanti così.